Perché porta avanti questa battaglia? Perché me l'ha chiesto lui. Che voleva giustizia per quello che gli avevano fatto. Perché io non sapevo quello che ci aveva in mente di fare. Era il 28 novembre 2015 quando Luigino D'Angelo si tolse la vita dopo aver appreso di aver perso i risparmi di una vita investiti in Banca Etruria. Ho vissuto la morte di mio marito. Credo che sia più che sufficiente questo. 110.000 euro in obbligazioni subordinate diventate carta straccia a seguito dell'approvazione del decreto salva banche. Pensava fossero sicuri quei risparmi? Noi pensavamo di sì. Cosa avevano detto? Ci avevano detto che era un prodotto sicuro, che era la nostra tranquillità per la vecchiaia, ma così non è stato. Adesso la vedova, che si era costituita parte civile nel processo sul crack di Banca Etruria, attualmente in corso ad Arezzo, è stata ascoltata come testimone. Non siete resi conto che non erano così sicuri? È il 22 novembre 2015, quando ci fu il decreto salva banche. È crollato il mondo. Il 68enne pensionato di Civitavecchia lasciò anche una lettera di addio alla moglie, lanciando le sue accuse verso l'istituto di credito. E accuse perché è stato raggirato. Gli avevano assicurato un prodotto tranquillo, sicuro, fidato, e quello non è stato, purtroppo. Conoscevate le subordinate? Erano obbligazioni subordinate? No, mai sentite nominare prima, ma sfido chiunque prima di quel novembre 2015 sapessero cosa fossero queste subordinate. Non sarà invece ascoltato al processo Ignazio Visco. La sua presenza è stata infatti ritenuta superflua, come ha deciso con un'ordinanza il Collegio dei Giudici presieduto da Gianni Fruganti al termine della Camera di Consiglio. Una decisione che ha così revocato la precedente ordinanza missiva con cui Visco era stato citato come teste dall'avvocato Lorenza Calvanese, che rappresenta in aula 7 risparmiatori che si sono costituiti parte civile.